Sì, ultimamente l'ennesimo video che faccio sulla Juve, quindi giuro che poi la smetto e continuo a parlare del misto come sto facendo ultimamente. Però è un momento così delicato, così proprio brutto, che non posso fare a meno di spendere parole. Questo è l'intervallo temporale che va tra l'andata dell'Atletico Madrid e il ritorno, quindi non ho idea di cosa succederà. Attenzione, poi non è una notizia esclusiva, non sono fonti, non è una novità, un'ufficialità, sono solamente pensieri e ragionamenti che volevo condividere con voi. Poi magari qualcuno mi vede anche per la prima volta, no? E pensa che io sono uno di quelli che Allegri vattene, stai rovinando la Juventus. Mi prego, non pensate a una cosa del genere perché no, non è assolutamente così. Anzi, però, detrattore di Allegri lo ero nel lontano 2014, quando se ne andò Antonio Conte. Era il 2014? Sì. Con gli anni mi sono giustamente ricreduto e mi sono innamorato di Mister Allegri. Come non ci si può innamorare di uno che ti dà così tanto? Però ammetto che adoro anche vedere chi, con calma, con tutte le ragioni del mondo, con positività, con i ragionamenti, mi viene a spiegare perché secondo lui Allegri dovrebbe andarsene. Invece odio tutti quelli che Allegri out, bla 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 bla, perché stanno comunque minando la serietà del gruppo o comunque il lavoro di Allegri, stanno attaccando l'uomo. Questo mi dà fastidio. Questo video, tra l'altro, mi è venuto in mente con un pezzo dell'ultima canzone di Ultimo, quella di Sanremo. Tipo, non sono un cantante, però quando fa "Oh, fa male dirtelo adesso, ma non so più cosa sento". Beh, Max, non è che sono proprio a quel livello, quindi non so cosa sento. Però. Il rispetto e l'affetto nei suoi confronti è sempre altissimo, perché considero Max un uomo estremamente intelligente. Ed è proprio per questo che credo che a fine stagione se ne andrà. In entrambi i casi, in tutte le modalità possibili. Con la Champions, perché è meglio di così. Non si può, che in realtà sì, si potrebbe con anche il triplete, ma già è difficile vincere anche solo la Champions, figuriamoci tutti insieme. Senza Champions, perché purtroppo quest'anno sarà un fallimento, e non lo dico io, l'ha detto lo stesso Agnelli quest'estate a Villarperosa, per la prima volta si è esposto dicendo "questa Juve deve vincere tutto". Allegri è un dipendente della Juve, ovviamente ogni anno Agnelli gli dice "guarda Max, con la squadra che abbiamo fatto, con i soldi che sono stati spesi, dobbiamo arrivare a questi obiettivi, come in qualsiasi azienda". E in qualsiasi azienda, se non svolgi il tuo lavoro correttamente, a un certo punto vieni mandato a casa. Allegri e comunque tutti i tesserati nel mondo del calcio sono precari, non esistono i tempi indeterminati in questo sport o nello sport in generale. Non se ne andrà perché non è in grado di gestire il gruppo, perché non sa allenare, perché ha una mentalità da cagon, come disse Tevez. Nessuno di questi motivi, nessuno di questi motivi. Allegri è un allenatore bravissimo, uno dei migliori in Europa e sicuramente ne sentiremo la mancanza, lo rimpiangeremo. Se non dovesse vincere, l'ambiente lo massacrerà, come sta già accadendo post-Atletico Madrid e come comunque accade anche quando vince. Questa cosa è paradossale. Com'è possibile che anche quando quest'uomo vince viene attaccato? Com'è possibile? Capirà di non essere più ben voluto dall'universo Juve e probabilmente a malincuore, perché lui ha sempre detto "da bambino ti favo Juventus", a malincuore si farà da parte. E anche Agnelli, come già detto, gli farà notare che quello che voleva con l'arrivo di CR7 non si è poi concretizzato, ovviamente sempre nell'ipotesi in cui non dovesse vincere la Champions. In caso di vittoria, invece, se ne andrà come uno degli allenatori più vincenti della storia della Juve, anzi, forse il miglior allenatore della Juve dal 96 ad oggi, dato che in questi 23 anni la Coppa non si è mai portata a Torino. Poi partiamo dal presupposto che secondo me la Juventus può ribaltare lo 0-2, può vincere con l'Atletico, può passare avanti e può giocarsi ancora le sue carte in Champions, io ci credo. Anzi, credo che chiunque non ci creda non possa essere juventino fino in fondo, perché la Juventus è questa squadra, bisogna crederci fino alla fine, è più di una parola, di una frase buttata lì, è qualcosa di più. Però devo dire che per la prima volta ho trovato qualche errore, però ripeto, io sono un tifoso, lui è un allenatore, viene pagato 8-9 milioni di euro l'anno, quindi sicuramente ne sa più di me, ma per quello che vedo io ho trovato per la prima volta qualche errore nella gestione della partita. Al Wanda Metropolitano probabilmente dovevi fare dei gol per poi magari giocare come hai giocato là a Torino, cercando di non prenderlo. Secondo me l'altra sera bisognava attaccare e segnare a tutti i costi. Poi vabbè, l'atteggiamento è stato uno schifo, ma sicuramente non è stata colpa del mister. Non gli ha detto "ragazzi, andate in campo e fate schifo". Dai. Poi l'unica volta non è vero, perché lo stesso errore l'abbiamo fatto l'anno scorso in casa con il Real Madrid e con il Napoli. E sono state due partite chiave che una ci ha compromesso l'accesso alla Champions League e l'altra ormai ci rischia di far perdere lo scudetto. Se non fosse stata per la tripletta di Simeone a Firenze. Mentre stai facendo il video, ti si scarica la videocamera e quindi mentre aspetti che si ricarichi, ti vai a fare un bel caffè.
Scusate, sono i rischi del mestiere. C'è da sottolineare però che finora Allegri in Champions League ha fatto veramente dei miracoli, perché il primo anno, ok, è arrivato in finale, ha perso col Barcellona, ci sta, perché in quel momento il Barcellona era atomico. Poi si è uscito col Bayern con quella spazzata di Evra che ancora mi sogno la notte che non è stata effettuata, ma non te l'aspettavi perché il Bayern anche quell'anno lì era atomico, più della Juve. Poi cosa c'è stata? C'è stata Cardiff, l'altra finale dopo Berlino, c'è stata anche Cardiff e hai perso e ti ha fatto la doppietta Ronaldo, Casemiro da casa mia e Asensio 4 come finita. L'anno scorso ne abbiamo appena parlato con Real, ti sei mangiato la partita in casa e poi quel rigore al 90esimo di Benatia e ancora Ronaldo. È l'unica quest'anno che avevi addirittura Ronaldo tra le tue fila, quest'anno sta andando male. Vi invito anche ad andarvi a vedere su Wikipedia, basta andare nelle statistiche, i gol di Ronaldo da quando ha iniziato a giocare in Champions fino ad oggi. È imbarazzante vedere come quest'anno abbia fatto solamente un gol fino adesso. Al ritorno bisognerà giocare una partita offensiva, con niente da perdere, cioè non hai veramente niente da perdere, solo da guadagnarci. E subito, un gol subito potrebbe cambiare un po' tutto. Credo in Allegri, credo nella squadra, credo nella dirigenza, nella società tutta e credo nel passaggio del turno. Poi sono consapevole che sia più facile andare a casa piuttosto che avanti. Chi vuole esonerare Allegri oggi, prima del ritorno, prima del termine della stagione, probabilmente non ha ben chiaro il termine di psicologia all'interno di un gruppo o comunque non ha ben chiaro qual è la psicologia, la filosofia, scusate, della Juventus di andare avanti con un allenatore, di comunque essere seria nei confronti di una persona che lavora per la Juventus. Se dovesse andare via entro la fine dell'anno Allegri sarà per collisioni interne gravissime, sarebbe successo, dovrebbe succedere qualcosa di molto, molto, molto preoccupante, come magari è accaduto con Marotta anche lì. Non me lo spiego ancora. Cosa può essere successo con Marotta ancora non me lo spiego. Secondo me si arriverà quest'estate alla decisione di non proseguire più insieme. Allegri tra l'altro ha un contratto fino al 2020, sarebbe solamente un anno di rescissione. Però post Allegri che cosa facciamo? In questo momento con la Juve che è adesso io non vedo tanti allenatori adatti. Ce ne sono 5 che sono i top e ne parliamo un attimo. Mourinho, Conte, Klopp, Guardiola e Zidane. Ok, togliendo per ovvie ragioni Mourinho e quasi per ovvie ragioni Conte, dato che non credo che la Juventus voglia ritornare su Conte e quasi per ovvie ragioni sia Guardiola che Klopp, che a Liverpool e a Manchester stanno facendo faville e non vedo il motivo per cui mandarli via e tra l'altro bisognerebbe costruire una squadra apposta per questi due tecnici, vi rimane solamente l'ultimo citato, Zinedine Zidane. E potrebbe essere anche interessante perché probabilmente, come ho già detto, Cristiano Ronaldo non rimarrà 4 anni alla Juve. Non mi stupirei di vedere Ronaldo lontano dalla Juve già al prossimo anno in caso di uscita prematura dalla Champions. Con Zidane questo potrebbe non accadere invece. Poi ci sono quei tecnici di serie B, passatemi il termine, rispetto a questi colleghi sicuramente sono un gradino indietro. I vari Sarri, Inzaghi, Spalletti e così via. Probabilmente perdere Allegri per uno di questi, non la vedo una cosa così logica, così positiva, un power up così evidente. Se non vinci quest'anno la Champions è un fallimento, vero? Ma io mi ero dato 2 anni per vincere la Coppa. I 2 anni ancora al top di Cristiano Ronaldo. Che sia quest'anno con Allegri o con Zidane nelle mie fantasie, il prossimo anno non cambia. L'importante è che entro 2 anni, entro il 2020, quella Coppa arrivi a Torino, sponda Juventus. E voglio fare un po' un finale polemico, una vena polemica gliela voglio mettere in questo video. Sui social network, tutti quei tifosi che vanno sul profilo della Juve, sul profilo di Agnelli, sul profilo dei giocatori, sul profilo di Allegri, e vanno a scrivere, vanno a insultare, non fanno altro che inquinare il livello di positività che c'è nell'ambiente, non fanno altro che danneggiare la Juventus. E allora mi viene da dire, mi viene da chiedere, siamo sicuri che questi siano veramente tifosi della Juve? Ed ora finisco il mio caffè perché me lo sono fatto e non me lo sono bevuto.